Eccoci qui, appena terminata la decima edizione del premio Romei, siamo con Mario Rusconi, ANP Lazio, che ha organizzato questo premio. Chiediamo quali sono innanzitutto i riscontri immediati dell'evento di oggi e poi se ci saranno anche sviluppi in futuro appunto riguardanti questa iniziativa. Ma quando ci è venuto in mente come ANP di Roma e del Lazio di organizzare il Premio Romei, abbiamo pensato a questa illustre figura che è stato il più grande studioso di organizzazione scolastica, scomparso 11 anni fa. Quindi gli abbiamo dedicato questo premio, che poi si è allargato, abbiamo inserito anche il premio Levi Montalcini, il premio ai tutor web, e l'abbiamo chiamato Note di Merito. Perché? Perché secondo noi è importante, questa è un po' la filosofia dell'ANP da sempre, è importante valorizzare il merito, il che non vuol dire scartare le persone che magari stanno in difficoltà, vuol dire mettere però in situazioni di poter migliorare, e soprattutto in questo momento in cui sembrerebbe quasi che il merito sia un fatto negativo, che un curriculum ottimo sia da non far vedere perché crea immediatamente imbarazzo magari a chi più in alto questo curriculum ottimo non ha, ecco, ci è sembrato opportuno ribadire l'importanza proprio del merito. Allora, in questo senso, noi premiamo ormai da anni quelli che riteniamo i migliori studenti, i migliori docenti, i migliori presidi, senza nessuna preclusione. Naturalmente non sono presidi o insegnanti iscritti all'ANP, ce ne sono molti anche di altri sindacati, non ci interessa l'etichetta, insomma. E poi soprattutto estendiamo questo a una serie di personalità del mondo della cultura, del giornalismo, dell'università, che hanno dedicato molto impegno nei riguardi appunto della scuola e delle giovani generazioni. Per esempio abbiamo premiato pure Don Giulio Albanese, che è un prete, abbiamo premiato Sami Modiano, che appunto è un reduce appunto della Shoah, e il professor Villani, che si è dedicato alla questione dei vaccini. Ci piace dirlo, non credo che sia conflitto di interessi per voi, Daniela Girgenti, che è il direttore editoriale della tecnica della scuola. Perché? Perché ecco, il caso vostro è molto interessante. Voi, da giornale di carta, grande come l'Espresso di una volta, gigantesco, che era pure difficile sfogliare in trama perché avresti dato uno schiaffo al vicino di seduta, siete diventati un giornale online, tra l'altro agguerritissimo nel senso migliore del termine, cioè sempre pronti sulla notizia, pronti a dare informazioni, a non fare scandalismo, e soprattutto scevro, diciamo, di incrostazioni ideologiche. Poi avete pure la vostra paginetta in cui fate parlare le persone che evidentemente si devono un po' sfogare perché devono risparmiare sullo psicanalista e ne dicono di tutti i colori, però quello ci sembra giusto, però non è la vostra linea editoriale. La vostra linea editoriale è quello di fare un servizio per la scuola. Certo, se noi avessimo delle istituzioni, e non c'entra il governo attuale, è un po' di tutti i governi, funzionanti a livello ministeriale, a livello di USR eccetera, non ci sarebbe né la ANP né ci sareste voi di tecnica della scuola, perché tutto sarebbe in mano alle istituzioni. Le istituzioni invece soffrono, e quindi il vostro ruolo, come mi permetto di dire modestamente, il nostro ruolo ha una grande importanza. Bene, una domanda. Parliamo di merito, ma il merito nella pubblica amministrazione, in particolare nella scuola, oggi c'è oppure dopo la 107 ancora non si riesce a instaurare? Ma la 107 è stato un tentativo quasi immediatamente abortito di mettere in risalto il merito di alcune persone con tecniche probabilmente non molto efficaci, però da quello al nulla attuale ce ne passa. Cioè, noi se andiamo a vedere in genere la letteratura scientifica, soprattutto straniera, oppure andiamo a vedere diciamo esperienze di altri paesi europei, e ci rendiamo conto che i paesi che stanno all'avanguardia, dalla Finlandia, ma anche fuori dell'Europa, Singapore, Hong Kong eccetera, hanno una grande attenzione per gli insegnanti più efficaci, il che, ripeto, non vuol dire che l'insegnante meno efficace venga messo da parte, deve essere messo in condizione di migliorare, e da noi questo non avviene. È ancora un uomo chiaramente non diciamo definibile di destra, come Sabino Cassese, ha sempre detto che dare per esempio aumenti a pioggia
Francia, tra l'altro irrisori, veramente ridicoli come quelli dati agli insegnanti, non ha alcun significato, perché deprime le persone in gamba e non motiva le persone un po' più pigre. Allora bisognerebbe avere il coraggio di dire: in Italia la prima emergenza nella scuola non sono i soldi, non sono le risorse, quelle ci sono anche a livello umano, la prima emergenza è un sistema di valutazione nazionale delle performance dei presidi anzitutto, degli impiegati, anche questa è una cosa completamente dimenticata, e degli insegnanti. Noi non possiamo avere solamente una valutazione spesso abborracciata degli studenti, la valutazione prima in uno Stato democratico viene fatto su chi ha le leve del potere, in questo caso gli adulti della scuola, come dico io. Bene, ringraziamo Mario Rusconi dell'ANP Lazio.